Poi Stefano Francia dell'Associazione Giovani Imprenditori Agricoli AGACIA che è proprio il tema, il tema centrale del nostro piccolo approfondimento eh, partendo anche un po' dai dati che arrivano anche da Bruxelles o da Norimberga in questo momento che ci portano a dire che ci sono circa 2,4 eh, milioni di aziende che lavorano nel biologico e che quindi chiaramente sono un punto di partenza. Parlavamo di giovani, parlavamo di rete. Parliamo di voi. Esatto, allora io aprirei naturalmente ringraziandovi per l'invito che ci avete fatto oggi, che ci ha fatto molto piacere anzi. È diciamo, la demarcazione che in un qualche modo siamo riusciti a legarci al nuovo tema dell'agricoltura, come diceva Gianluca. Eh, Gianluca ha toccato moltissimi temi. Eh, I temi fondamentali sono veramente quelli dell'innovazione in agricoltura, ma un'innovazione che non è più solo quella diciamo, delle macchine, ma è di quella della tecnologia sposata anche all'ambiente. Questo cosa significa? Ci sono moltissime nostre aziende in giro per l'Italia che stanno riuscendo a inserire nelle loro, nuove, nelle loro aziende fondate da poco una serie di culture magari dimenticate oppure stanno cercando di reinserire delle pratiche agronomiche che facevamo una volta, quindi che facevano i nostri nonni. Questo senza accorgersi del cambiamento che stanno portando nel nostro settore perché eh, operare in questo sistema, nel, in agricoltura per loro è naturale comunicarlo all'esterno è tutta una Cosa. E abbiamo visto anche nell'iniziativa che abbiamo fatto come agio all'interno di Eima che ci sono tantissime delle nostre aziende. Che stanno guardando a un riverdimento sempre maggiore dell'agricoltura, stanno creando nuove aziende, nuovi sistemi di vendita, quindi l'e-commerce, eh, l'agricoltura di precisione, alcune questioni che stiamo facendo diciamo anche sulla domotica collegata all'agricoltura, che naturalmente aiuterà l'agricoltura, e anche molti giovani che stanno cercando di avvicinarsi all'agricoltura dopo aver fatto esperienze in altri ambiti, quindi che vengono con idee nuove, competenze nuove, riescono a collegare ciò che era la loro esperienza in un altro ambito, in un'altra formazione scolastica al settore agricolo. Questo credo che sia una delle svolte fondamentali che oggi ci sono in agricoltura. Finora non era mai successo, l'agricoltore era figlio dell'agricoltore.